Israele bombarda anche le ambulanze. Cuba. Solo Israele sostiene l'embargo statunitense. Intelligenza artificiale. Summit a Londra. Approfondimento delle notizie oggi in diretta alle 19.30, Levante. Il viaggio interstellare continua. Israele bombarda anche le ambulanze. Israele ha compiuto un altro crimine contro la popolazione di Gaza bombardando civili davanti all'ospedale di Al-Shifa. Gli attacchi hanno preso di mira anche un convoglio di ambulanze che trasportavano i feriti verso il checkpoint di Rafah. Il tutto poco prima che il segretario di Stato statunitense, Antony Blinken, arrivato in Israele per la sua terza visita dal 7 ottobre, dichiarava di consigliare al miglior amico Israele come minimizzare le vittime civili. In precedenza, la Camera dei rappresentanti di Washington aveva approvato un piano di aiuti a Israele del valore di 14,3 miliardi di dollari. Dal disegno di legge era stata totalmente scorporata l'assistenza all'Ucraina, motivo per cui, anche in previsione di un veto del presidente Joe Biden per via dell'assenza di aiuti a Kiev, il provvedimento potrebbe essere destinato a non entrare in vigore con il voto del Senato. Intanto, il Parlamento algerino ha ufficialmente autorizzato il presidente Abdelmajid Tebboune ad entrare nel conflitto a sostegno di Gaza, con un voto unanime di 100 parlamentari. Per il Ministero degli Esteri degli Emirati Arabi, la situazione in Medio Oriente si starebbe avvicinando al punto di ebollizione e il rischio di ricadute regionali e di un'ulteriore escalation sarebbe reale, così come l'eventualità che gruppi estremisti approfittino della situazione. Israele intanto ha cerchi a Gaza e allo stesso tempo cerca di tagliare ogni contatto con i vicini palestinesi. Ne è riprova il fatto che, secondo i media israeliani, migliaia di lavoratori di Gaza che si trovavano in Israele sarebbero stati rimandati nell'enclave attraverso il valico di Kerem Shalom. Non a caso, l'ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu aveva precedentemente annunciato che non vi sarebbero stati più lavoratori palestinesi provenienti da Gaza nel paese. Oggi era atteso il discorso del leader del movimento libanese Hezbollah, Hassan Nasrallah, in occasione del quale le forze israeliane erano state messe in stato di massima allerta in quanto era prevedibile una dichiarazione di guerra. Guerra che, secondo Nasrallah, il suo movimento combatte dall'8 di ottobre. Nel suo video intervento, il capo del movimento, sebbene abbia ribadito che tutte le opzioni sarebbero sul tavolo, ha prevalentemente esortato un cessate il fuoco a Gaza, encomiando l'operazione di Hamas e accusando il governo di Tel Aviv per la grave situazione in Palestina negli ultimi anni. Il popolo palestinese è uno dei popoli più coraggiosi al mondo ed è unico, ha detto Nasrallah, che ha ricordato tutti i martiri della resistenza islamica in Libano che hanno combattuto contro il regime sionista, chiamando anche in causa Washington e considerandolo corresponsabile della grave situazione del popolo palestinese. Il leader libanese ha inoltre dichiarato di non aver affatto paura di affrontare le navi statunitensi nel Mediterraneo. Inoltre, sempre secondo il capo libanese, le azioni al confine con Israele aiuterebbero a sottrarre le forze israeliane da Gaza. La vittoria è nell'interesse nazionale di Egitto, Siria, Giordania e soprattutto del Libano, ha concluso Nasrallah. Intanto Tel Aviv e Mosca sono sempre più distanti dopo che l'esercito israeliano avrebbe cessato di avvertire la controparte russa per quanto riguarda gli attacchi in Siria. La decisione, oltre a causare possibili incidenti militari, potrebbe preludere a un piano di Israele avente come obiettivo l'aumento delle offensive sul territorio siriano. Cuba. Solo Israele sostiene l'embargo statunitense. È la 31ª volta che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite condanna l'embargo imposto a Cuba dagli Stati Uniti. Anche in questo caso, a esprimersi contro le sanzioni è stata una maggioranza schiacciante, tanto da rasentare l'unanimità. Gli unici paesi che si sono opposti alla votazione di ieri sono infatti Stati Uniti e Israele, a cui è venuta parzialmente incontro l'Ucraina, come unica nazione ad aver optato per l'astensione. Dall'altra parte della barricata, il resto del mondo, ovvero un totale di 187 stati
che si sono espressi per porre fine al blocco economico, commerciale e finanziario imposto unilateralmente da Washington nel 1962, pochi mesi dopo che L'Avana aveva deciso di nazionalizzare le aziende nordamericane che operavano sull'isola. Il mondo ha detto ancora una volta no all'assedio genocida, ha commentato Miguel Díaz-Canel dopo la votazione. Pochi giorni prima lo stesso presidente cubano aveva utilizzato lo stesso termine per riferirsi all'offensiva israeliana su Gaza. Un parallelismo che regge nonostante la distanza geografica fra i due scenari in questione. Sia in un caso che nell'altro, infatti, la Casa Bianca e il suo alleato mediorientale riescono a imporre al resto del mondo le proprie politiche imperialistiche pur trovandosi in netta minoranza. Una minoranza che il voto di ieri ha messo allo scoperto anche dal punto di vista grafico, riaffermando il totale isolamento di Washington a causa di quelle che per L'Avana sono politiche illegali, offensive e moralmente insostenibili. Secondo i calcoli delle autorità cubane, le sanzioni hanno causato negli ultimi 60 anni perdite per un totale che sfiora i 160 miliardi di dollari. Una situazione che è diventata ancora più drammatica a causa delle restrizioni pandemiche nel 2020, che hanno messo in ginocchio un'economia basata in gran parte sul turismo. A Cuba oggi mancano cibo, medicine e idrocarburi. Rispetto solo a 3 anni fa, il prodotto interno lordo è inferiore dell'8% e la produzione di beni di consumo è scesa del 40%. Tutto ciò, secondo Washington, è semplicemente il risultato di decenni di governo comunista, non quindi delle sanzioni, intese invece dagli Stati Uniti come uno strumento volto a ripristinare la democrazia e i diritti umani. E poco importa se dopo 60 anni di rivoluzione la realtà è dura a morire. Come diceva il padrino dei neocon, Erwin Kristol, gli imperi non devono adeguarsi alla realtà, ma crearla. E la stanno creando a tal punto che per Washington l'unico bene che è lecito esportare a Cuba è la democrazia. Tutto il resto può aspettare. Intelligenza artificiale. Summit a Londra. Le visioni distopiche di Hollywood, come quelle dei film Terminator o Matrix, sembrano ormai quasi realtà. Pericoli che si fanno sempre più concreti all'orizzonte. I robot al comando. ChatGPT, presentato al pubblico solo un anno fa e ora alla sua quarta versione, ha recentemente lasciato di stucco anche i suoi stessi creatori, dimostrando di poter simulare una sorta di coscienza umanoide. Ne ha dato testimonianza alla trasmissione della RAI presa diretta Eric Horvitz, direttore scientifico di Microsoft, raccontando dello stupore generale degli esperti, studiosi e degli stessi programmatori di fronte a quello che pensavano essere ancora solo un potenziale, ma che si è rivelato essere qualcosa di già quasi completamente sviluppato e capace di una pseudocoscienza. Interessanti poi le considerazioni di Sam Altman, fondatore di OpenAI e creatore di ChatGPT, ora in società con Bill Gates, che già discetta da tempo di reddito di base, criptomoneta e intelligenza artificiale. Un vero e proprio programma politico-sociale. Arriva così con perfetto tempismo il Summit AI, che si è concluso ieri a Bletchley, nel Regno Unito, voluto dal governo britannico. Presenti i capo di Stato e i ministri di un G20 allargato ad altri paesi, Cina inclusa, ma senza la Russia. Più esperti e rappresentanti dei colossi di Internet, tutti impegnati nel capire e programmare le prospettive future dell'intelligenza artificiale generativa. Nella dichiarazione finale, detta appunto dichiarazione di Bletchley, si legge tra le altre cose: molti rischi derivanti dall'intelligenza artificiale sono di natura intrinsecamente internazionale e quindi possono essere affrontati al meglio attraverso la cooperazione internazionale. Decidiamo di lavorare insieme in modo inclusivo per garantire un'intelligenza artificiale incentrata sull'uomo, affidabile e responsabile, che sia sicura e sostenga il bene di tutti attraverso i forum internazionali esistenti e altre iniziative pertinenti al fine di promuovere la cooperazione per affrontare l'ampia gamma di rischi che si prospettano con questa nuova tecnologia. Sembra manierismo attendista, di chi non sa bene cosa fare. O forse sì. Per l'Italia era presente il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha auspicato che l'intelligenza artificiale sia centrata sull'uomo e controllata dall'uomo. Visione quasi postmoderna da parte della ex missina Meloni,
che forse immagina un futuro davvero alla Matrix, dove le macchine prendono il controllo. Il vero pericolo, però, è un altro, ed è molto più concreto, politico e geopolitico. Chi programma e controlla questi strumenti sarà sempre un essere umano. Ma già adesso non si sa chi e perché ha dato accesso al database dal quale è nato quasi dal nulla e di soppiatto ChatGPT. Come non si sa quali siano o siano esattamente questi database. Certamente devono essere database americani. Molti pensano ai mega computer delle agenzie statunitensi, capaci a loro volta di vedere in chiaro i database di molti giganti high-tech e social, come per esempio Google, Facebook e Amazon. E chissà cos'altro, pensando ai Five Eyes e ai sistemi satellitari e cose simili. Informazioni queste che hanno un carattere fondativo di tutta questa potentissima realtà, ma che restano un mistero profondo. E quindi, cosa succederà quando ChatGPT sarà imprenditore, avvocato, notaio, inventore, controllore, scrittore e musicista, medico, pilota e infine banchiere, poliziotto o macchina militare? Molte di queste cose l'algoritmo ha già mostrato di saperle già fare bene. Cosa succederà ai prossimi rilasci di nuove versioni? Chi potrà vedere infine la manina e le menti al comando?